passioni che tu, tu sai davvero di darmi. Perché tu vai, vai veloce come il vento. Quante espressioni di godimento sul tuo volto. Vogliamo tornare in diretta? Che dici? Siamo sempre stati in diretta. No, se adesso c'è la musica, noi siamo spariti. È in diretta. Tu hai fatto quella. Il prepotente. Hai voluto scegliere una canzone perché io volevo salutare il nostro. Ho capito, ma tu mi metti con una canzone particolare. Tu invece. Ho capito che tu sei continui a essere con la testa dentro l'ottavo municipio. Quindi, e quindi ci porti le canzoni funebre. Però, cioè, non è così che funziona. Un gesto un po' carino. Tu invece, no, Vasco. Vasco. In diretta su Radio Roma Futura.it. Abbiamo una nostra ospite che forse non conoscete, sì, Erika Battaglia. Erika Battaglia, eccola, sono tornata. Ragazzi, volevo dire, l'università di Ancona è carinissima. Ma quindi sei diventata professoressa? No, sto a un convegno sul volontariato e l'innovazione sociale, mi rendo conto che per te, insomma, è una cosa un po' curiosa, impegnativa, Carla. Però che vergogna. È bellissima, ha un portico bellissimo, è un bellissimo ambiente, è fatta bene, ambienti moderni. Vogliamo fare la seconda stagione da Ancona? Non penso proprio, guarda, a me mi piace tantissimo Roma, voglio rimanere a Roma. Comunque, siccome abbiamo pochissimi minuti e dobbiamo ringraziare oltre 100 persone, facciamo una testa, come ce le dividiamo? Facciamo 10 per 1, inizio io. Ah beh, quindi è il capo, quindi fa come vuole. Prego, capo! Esatto, grazie cari. Io inizierei da Martina Carpani della Rete dei Numeri Pari. Ringraziamo Francesco Mangone, presidente del Comitato 31 Gennaio, Mauro Pichetti, presidente di Viva la Vita Onlus, Flavio Conia, rappresentante locale della comunità LGBT del ottavo municipio, la signora Romani del Comitato Vigna Giacobini, Luca Attanasio, giornalista e scrittore, Gustavo Imbellone dell'Associazione a Roma Insieme, Leda Colombini, Maggi Maddalena, presidente della cooperativa Canno Zero, Fausta Manno del Comitato Facciamo la Conta, Laura Franchitti, rappresentante dei residenti del rione Castro Pretorio. Andate avanti voi, li vuoi fare tutti te, noi stiamo qua ad ascoltarti, anche perché Giorgio sta dormendo già, quindi l'ho svegliato. Mamma un attimo. Mia, Susi, genitore della scuola Sacchetto del Fermati Agostino Pergilli, presidente del comitato di quartiere della 2138, Anna Maria Berardi, presidente di Arci Ragazzi, Raffaele Castria, direttore artistico del Teatro Stabile del Giallo, e Raffaella Napoli di Onda Gialla. Poi abbiamo sentito anche Alessia Arena, mamma di Simon Luca e coordinatrice dei genitori contro la delibera dei nidi in convenzione, Simona Filippi, difensore civico dell'associazione Antigone, e Paola Fanzini, presidente dell'associazione della Lampada dei Desideri. E poi, come non ricordarci di Massimo Guidotti di Celio Azzurro, questa splendida associazione del Celio. Limitati a leggere, non andai oltre. Alessandra De Rosario, un'attrice, Laura Mercatelli, residente di Viale Giotto, Alessandra Valenzi, anche lei nostra ospite, che è membro della consulta della
della disabilità del 15° municipio. Poi Giancarlo Gardini, presidente dell'associazione culturale Torraccia. Alessandra Italia, ex responsabile del centro Alzheimer dell'8° e 9° municipio. Nicola Pintus del progetto Filippide ed Elisa Serangeli, capo progetto Una valigia per 1000 giorni. Erika? E poi il signor Di Pietro, già presidente del centro anziani e il coordinatore dei centri anziani del municipio 6, il signor Addari, che attualmente è ancora coordinatore cittadino dei centri anziani romani, Gianfranco Caldarelli, presidente dell'associazione Erika, San Cosimato. In quella bellissima doppia intervista fatta dal consiglio municipale, rimane una pietra miliare della nostra trasmissione. Esatto, Dario D'Ambrosi, direttore nonché ideatore e fondatore del Teatro Patologico, Sonia Lippi della RSU CGL in Sky, Gilberto Balderi, titolare della concessione del punto ristoro di Corviale, Stefania Catallo, presidente del centro antiviolenza a Torbella Monaca, Marco Conserva, educatore dello spazio baby Ludo Magica Bu, che peraltro è stato il primo ospite che è venuto qui con noi in studio. Massimo Pasquini, che così tu respiri e poi tu sia in santa pace, della segretaria nazionale dell'Unione Inquilini, Marina Badino, presidente dell'associazione Il Crocevia, Alberto Chiosi, responsabile comunicazione dell'associazione italiana Giovani Notai, Claudio Butera, vicepresidente dell'US Acli Roma, Riccardo Sansone, uno storico che abbiamo ospitato, Fabio Vando della Caritas e Andrea Novelli, presidente del Velo Club Primavera Ciclistica di Roma. E poi anche Stefano Chiaraluce della Filmcams CGL, Ettore Pons, che è un ex lavoratore di Tronia, al quale noi facciamo i nostri tra l'altro migliori auguri. Di cronaca, Tronia ha riaperto in questi giorni per fare la vendita fallimentare di oggetti presenti in magazzino. Quello così. Di Ponte Miglio, dici? Ma anche altri. Ah. Ponte Miglio sicuramente, ma anche altri. Poi Letizia Cicconi, che è la rappresentante del comitato Rione Esquilino, Loris Antonelli tra gli esponenti del comitato Q44, Simone Matteucci della CGL per il Santa Lucia, Francesco Benincasa dell'associazione Testaccio in Testa per quanto riguarda Campo Testaccio. Ha fatto doppietta, mi sa, Francesco. Ha fatto doppietta, oggi sì. Vale doppio. Vale doppio. È al quadrato. Due fish. Roberta Ricci, coordinatore del comitato Parco Archeologico di Centocelle Bene Comune. Vai con Daniela Morandini, Erika. Insegnante di italiano nei centri di accoglienza, Sandro Sirbi dell'Associazione Carabinieri in Congedo Martiri di Nassiria, Aurelia Battiglia, presidente del comitato di quartiere Casalbertone, Daniel Di Martino, sindacalista dei trasporti, Enrico Sitta, autore del libro Quando Di Caprio scroccava sigarette, e Luca Pancalli, presidente del comitato italiano paralimpico, Mario Canuzzi, presidente di Arbuc, e Daniele Lauri, socio fondatore dello IETI, Emilio Stella, autore tra le altre cose anche della nostra sigla a testa alta, che noi ringraziamo. Alberto Agnelli, dipendente multiservizi. E poi c'è Angelo Laugeni, dell'autista della TPL, Nicoletta Stefanini, presidente e direttrice della Centro 6, Alberto Gelli, inventore di un brevetto sull'illuminazione a LED, Giorgio Cara se lo ricorda benissimo, Mariano Angelucci dell'associazione Tagliami e il presidente Emilia Delfante, presidente di FIAD a Roma. Abbiamo sentito anche Peppe Salis, il chitarrista operatore sociale della Scoppiati Diversamente Band, e anche Silvana Giovannini, presidente dell'associazione Ilenia e gli Amici Speciali, Alberto Giustini, storico organizzatore dell'Estate Romana, che tra l'altro sta partendo con qualche difficoltà in questi giorni, e Francesco Laddaga, portavoce dell'Archeo Comitato, Biagio Bosco di Avis, associazione volontari italiani sangue, Roberto Romeo, presidente nazionale di Anglat, poi anche Stefano Testi, coordinatore del comitato Un Anello per Roma, Lucia Tondi, responsabile di medicina solidale, Pietro Folena, presidente della società Autori Italiani, Enrico Capuano, cantautore folk rock della scorsa puntata, Gabriella Stramaccioni, e qui di nuovo quando il garante dei diritti delle persone detenute di Roma, Annabella Delia, presidente del comitato Porta Medonia, Andrea Costa, coordinatore dei volontari di Baubach Experience, Mauro Signoretti, presidente dell'associazione Smart Progetti Scuola, Flavio Ronzi, segretario generale di Croce Rossa Italiana, Erika. Silvia Stilli, portavoce della OIA, Associazione ONG, Organizzazione di Solidarietà e Cooperazione Internazionale, e poi Noemi, quella residente di Bastoggi, che ci ha spiegato come si vive nelle periferie estreme. Io sono contenta,
diciamo, direi di aver a letto tutti tutto, di, dici? Sì, no, cioè, sono con te, vanno ringraziati i cittadini e vanno ringraziati anche tutti quelli che, conoscendoci, ci hanno segnalato queste realtà. Nonché volevo, diciamo, anche ringraziare tutti gli amministratori locali, sia di Roma Capitale che dei 14 municipi della città. Ostia rimane ancora commissariata, quindi non abbiamo lì amministratori, che ci hanno segnalato comitati di quartiere, criticità, buoni esempi, che poi noi abbiamo portato in radio, tentando di fare quello che volevamo fare all'inizio, quando abbiamo iniziato la nostra trasmissione, ovvero ricostruire dei ponti nella città di Roma e dare il senso di una comunità che comunque va avanti a testa alta. Come sempre, come la nostra trasmissione. Chi ringraziamo? Ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno ascoltato in queste settimane. Abbiamo fatto il conto, 5 mesi e mezzo di trasmissione, in cui tutti i giovedì mattina dalle 9 alle 11 vi abbiamo fatto compagnia su RadioRomaFutura.it. Nel caso aveste commesso il fatale errore di perdervi qualche puntata sul sito della radio, potete andare e riascoltarvi tutte le nostre puntate con i podcast dedicati alla nostra trasmissione, e quindi riascoltare la soave voce di Giorgio Carra che vi fa il sommario della puntata, di tutte le puntate. Sì. Erika, qualche altro ringraziamento? Noi abbiamo già dato, ovviamente, Massimiliano Morgante per l'ambiente, diciamo, bello e anche ben fatto di Radio Roma Futura, e anche per l'imperitura stima, diciamo, che ci ha dimostrato. Emilio Stella, che ci ha permesso l'uso di A Testa Alta come sigla di apertura e di chiusura della nostra trasmissione. I nostri tecnici alla regia, il Pampa e Davide, che ci hanno sopportato per questi 6 mesi. Grazie, e ragazzi. E poi sinceramente io darei un ringraziamento anche a noi stessi, cioè abbiamo creduto in un progetto, ci conoscevamo poco, siamo stati capaci di fare squadra, e questo è quello che auguriamo a tutti quelli che hanno in mente di mettere in campo un progetto: avere la capacità di saper stare insieme, di retrocedere un pezzettino delle proprie ambizioni quando si ha in mente un progetto comune, perché poi alla fine il risultato è un risultato soddisfacente come quello che ci portiamo a casa e con cui ripartiremo da settembre. Questo sicuramente sì, noi abbiamo già dato appuntamento ai nostri amici e ascoltatori per settembre, per la stagione, per la seconda stagione di A Testa Alta, e abbiamo, insomma, Giorgio suggeriva una sessione estiva di A Testa Alta, ma noi abbiamo detto che luglio e agosto vogliamo lasciare i nostri ascoltatori tranquilli di andare al mare e godersi le loro meritate ferie, e quindi torneremo a fargli compagnia e a raccontargli quello che succede in città da settembre. Abbiamo ricordato anche il nostro indirizzo email: roma@testaalta@gmail.com. Scriveteci, quale... così a settembre trattiamo quegli argomenti che ci avrete indicato. Magari possiamo fare una sorpresa ai nostri ascoltatori, magari organizzando un dibattito, portando alla loro attenzione il progetto della radio. Vedremo dove, vedremo come, magari nell'ambito di una delle iniziative dell'estate romana. E poi lo sapete, io sono sempre in vena di fare festa, quindi se riusciamo anche ad organizzare un momento in cui si fa un brindisi finale, io sono favorevole. Va bene, allora io direi che per questa prima stagione, per questa 21ª puntata, che è anche l'ultima puntata della stagione 16-17, poi la prossima sarà 17-18. Bravo, cara, ha studiato, questo riesce a farlo. E direi che Erika, veramente tutto. Che dici? Salutiamo. Salutiamo? Beh, voglio bene, scusatemi l'assenza, però il lavoro viene prima e assolutamente non ho potuto dire di no. Ma noi un po' ci manchi, lo sai, siamo un po' tristi oggi. No, dai, che ce la fate, siete stati bravissimi. Ma siamo doppiamente tristi, un po' perché non vorremmo che questa trasmissione finisse mai e quindi resteremo qua a parlare. Si interrompe, non è che finisce, dai. Beh, 2 mesi. Ragazzi, tutti sono utili, nessuno è indispensabile. Chi si crede indispensabile c'ha qualche problema, sicuramente più problemi di Garra. Ma no. Quindi oggi siete stati bravi. Già sta messo male. Quindi, sempre carina. Sempre carinissima, io del resto sono di Roma Sud, cioè non è che mi puoi chiedere cose in più di quelle, no, che mi porto dietro, caro, anch'io ho dei limiti, già. È stato quindi un piacere, speriamo bene, è stato, va bene, un sono stata bene, auguri stata a tutti bene, noi, grazie. Ci vediamo a settembre, buona estate, ciao. Buona ciao, estate. Ciao.
Wow!